anni, insomma, sono successe delle cose importanti a Verona. È stata avviata un'opera di pulizia, forse anche grazie a Verona Pulita. Allora ho fatto la stessa cosa, ho dedicato un po' di tempo a Bartolino. E a Bartolino, diciamo, mi sono sorpreso, perché io pensavo che Verona fosse la capitale degli interessi privati, confusi con quelli pubblici, della capitale della valigetta e del piacere della parentopoli e della famigliopoli, eccetera, eccetera. Invece a Bartolino ho capito alcune cose e ho scoperto, ad esempio, che l'attuale sindaco, io dico una cosa forse banale per tanti di Bartolino, ma l'attuale sindaco e quello precedente, anche due, il primo l'attuale è un albergatore importante e il precedente è un titolare di un campeggio, no? Allora, e quindi carità, è legittimo fare politica, ma anche legittimo pensare che posso avere un interesse nel farlo in un certo modo, nel cercare di ampliare certi bacini, certe possibilità, certe, diciamo, certi utilizzi del territorio che possono magari essere conformi ai loro interessi, alle loro economie. È legittimo pensarlo, così come è legittimo negarlo se fossero stati qui stasera. Ma altre particolarità che ho trovato è che, ad esempio, il vice sindaco attuale e il capolista, io sono uno che fa nomi che non ha paura, Sabaini e Avanzini in particolare, lavorano in studi di progettazione che sono, come dicevi tu, solo che io ci metto i cognomi, sono quelli più fortunati a Bartolino, e questi sono candidati nella lista di Ivan De Ben sindaco. Ora, il pensiero che viene è, uno è capolista, l'altro è attuale vice sindaco, non è che oltre all'ardore di essere eletti per il bene pubblico abbiano anche un piccolo interesse privato che ciò avvenga. Se fosse qua il loro sindaco mi direbbe magari no, non è vero, perché per questo motivo, però il dubbio mi viene che vorrei che mi fosse confutato, ma purtroppo non è così, è un dubbio, una domanda ovviamente. Ma poi ho scoperto anche che l'attuale sindaco De Beni, nel piano degli interventi, il suo albergo, i suoi alberghi, non so se ne abbia uno o più di uno, comunque su un totale di aumento di cubature per gli alberghi di 20.000 metri cubi circa previsti, e nei benefici di quasi 20%. Allora, una domanda che sorge è, cavoli, ma 20% di tutta la cubatura prevista al suo albergo, i suoi alberghi, sarà il più grande, il più prestigioso, però non so, cioè, ma è possibile, non è che magari c'è un interesse legittimo, ma è, noi ci fidiamo, gli abitanti di Bartolino si fidano nel farsi amministrare in passato e magari in futuro da qualcuno che ha un interesse così forte a che una certa politica, politica urbanistica avvenga, ma non interessa le sostanze di questi numeri che sto dicendo, che ho preso nel piano degli interventi. Vengo alle domande.